Ragazze, buonasera. Allora, dopo il vlog di stamattina in cui appunto vi parlo sempre della mia routine e delle pulizie quotidiane, ne approfitto e monto anche questo haul acquisti perché vi devo fare vedere un sacco di cose. Con che cosa cominciamo? Aspetta, allora, intanto cominciamo con dei prodotti per i capelli che ho comprato in questi giorni. Allora, ho comprato queste fiale BioPoint, vi faccio vedere, fiale BioPoint anticaduta. Allora, sono 12 fiale e sono costate 8,50 euro. Vi faccio vedere le fialette. Ecco qua, la confezione si presenta così. Quindi ci sono queste fialette e c'è anche un beccuccio di gomma che si mette appunto nella fiala per e distribuirla sui capelli. Allora, io ho comprato questa perché per ora è un periodo in cui mi cadono più capelli. Credo che sia diciamo un problema un po' di tutte, quindi mi cadono i capelli. E poi, come l'anno scorso, anche l'anno scorso mi è successa questa cosa, io notavo i capelli più brutti, più crespi. Quindi ho voluto appunto provare queste fiale di BioPoint. BioPoint mi sembra un marchio affidabile. Vi ripeto il prezzo, sono costate 8,50 euro e c'è scritto che fortifica il capello, che appunto lo aiuta a crescere meglio, e come terapia d'urto, quindi io per ora sto facendo questa, di applicarne 3 a settimana. La fialetta si applica subito dopo aver fatto lo shampoo, avere tamponato i capelli, appunto si applica questa fialetta, si massaggia un po' con le dita per far assorbire per favorire appunto l'assorbimento della fiala. Io l'ho utilizzata ieri e vi posso dire che, perché una volta ne avevo utilizzato un altro tipo e dopo aver messo questa fialetta il capello, secondo me, mi risultava un po' appiccicoso. Quando facevo la piega mi risultava un po' appiccicoso. Devo dire invece questo no, quindi poi appunto con l'uso ve ne parlerò di nuovo. E poi un altro prodotto per capelli che invece ha comprato mia figlia è questa maschera delle Fructis di Garnier ed è alla banana. È una maschera vegana che tra l'altro ha 3 funzioni perché si può utilizzare come balsamo, come maschera oppure come prodotto da applicare sulle punte dove non c'è bisogno del risciacquo. E mia figlia me ne ha parlato benissimo. Quindi questi sono prodotti appunto che ho comprato per i capelli. Poi stamattina mi ho fatto vedere che voglio dipingere di bianco appunto quel vassoio. Sono 2 vassoi, un vassoio e uno con i piedini per fare colazione a letto, perché vi ripeto, non so perché cosa mi è passato per la testa e l'ho comprato quel colore tortora. E quindi ho comprato una bomboletta spray di bianco e poi invece ne ho comprata una dorata, perché mi è venuto in mente per questo Natale di spruzzare qualche vaso di questi in plastica che io ho, appunto col dorato, mettere qualche bella stella di Natale. Mi piace l'effetto del dorato con la stella di Natale bianca o con la stella di Natale rossa, mi piace un pochino l'effetto oro, e quindi ho comprato pure queste, sono costate 3,50 euro ciascuna. Quindi andiamo avanti, ragazze, perché ho tante cose, tante cose. Poi vi faccio vedere, passiamo a un haul, diciamo, abbigliamento. Allora, ho comprato questa camicia da Zara. Guardate che bella, c'è la manica così, un pochino larga. È molto ampia, c'è uno spacchetto dietro ed è questo colore un po' verde acido, questo appunto verde acido. Devo dire che se l'avessi trovata in altri colori l'avrei presa, però c'era solo questa e forse adesso non ricordo se c'era bianca, non mi ricordo. Comunque, e questa è costata, non c'è il prezzo qua nell'etichetta, credo che sia costata 39 euro. Credo 39 euro, però è bella, è molto bella. E poi vi faccio vedere invece una cosa proprio molto low cost che ho trovato da Piazza Italia. Vi faccio vedere questa gonna, guardate che bellina, è una gonna ampia con questa fantasia, con l'elastico in vita sul retro, all'elastico in vita, quindi praticamente problemi non ce n'è di misura perché c'è l'elastico in vita. E mi
piaciuta un sacco. Ci sono le tasche, ci sono le tasche laterali che io trovo sempre comode, e questa è costata, mi pare, 19,50, credo, sì, 19,90, 19,50. Comunque questa l'ho presa da Piazza Italia, che come sapete è una catena di appunto abbigliamento con prezzi low cost, e questa è costata 19,50. Sempre da Piazza Italia, continuiamo e vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, per la serie, le ciabatte rosa ci piacciono un sacco. Allora, ho preso queste. Guardate che carine. Guardate che sono belline. Sono di peluche. Sono rosa con i cuori bianchi. Vediamo se qua il prezzo c'è. Sì, allora, queste sono costate 6,90 €. Ma non ci fermiamo qua. Proprio con le ciabatte mi sono scatenata. Allora, ho preso queste. Poi, guardate che c'è. Poi ho preso queste, guardate, sempre rosa con questi cuoricioni bianchi, e queste 5,90, quelle 6,90, queste 5,90. E poi, sempre parlando di ciabatte, dulcis in fondo, ma guardate, per la serie vado matta per le paillette, guardate anche queste. Queste sono costate, credo, sempre intorno, sempre 7 €, 6,90 €, guardate. Quindi per quest'anno penso che con le ciabatte abbiamo finito. E poi, sempre da Piazza Italia, ho comprato questi leggings bianchi che cercavo l'estate scorsa e anche l'estate di 2 anni fa, e non esistevano. Io li prendo sempre da Piazza Italia, costano niente. Costano 5 €, 4 € a prezzo intero, addirittura io l'ho preso 2,50 €, e ne ho prese due paia. Perché? Perché molto spesso non si trovano. Vi racconto una curiosità. Una volta ho chiesto appunto alla commessa, forse ero da Intimissimi o da Calzedonia, perché cercavo disperatamente questi leggings bianchi. Ho detto: signorina, ma come mai non ce n'è? Dice: signora, perché cioè, sono brutti i leggings bianchi. Sono brutti, ma perché? Naturalmente io questi leggings non li metto con il crop top, anche perché tra l'altro non c'ho l'età che me lo permette e nulla. Quindi io questi li uso quando è l'estate, metto dei lunghi camicioni bianchi, e che ne so, appunto dove utilizzo appunto delle casacche molto lunghe. Io metto alcune volte sotto il leggings bianco con un bel sandalo gioiello, quindi diciamo l'uso che ne faccio io è questo. Naturalmente la signorina non lo sapeva e mi ha detto: no signora, ma i leggings bianchi sono brutti. Va bene, ora invece da Piazza Italia ce n'erano una marea, e difatti ne ho presi due paia. Vediamo che cosa c'è qua. Allora, poi che cosa c'è qua? Poi ho preso, dunque, questa tovaglia. Questo l'ho preso nel negozio dove compro molto spesso biancheria, che si chiama Dal Vostro Amico Pazzo, e ho preso questa tovaglia che è sembra un damascato, ma in realtà è un microfibra, e sono quelle tovaglie che praticamente non hanno bisogno di essere stirate. E siccome ho trovato questo bellissimo rosa, me lo sono presa. Allora, questa è costata pochissimo, è costata 8,50 €, e credo che sia per 12, infatti 1,50 €, 150 per 150, no, questa è 150 per 2,40, credo che sia per 12, proprio per il tavolo grande. Poi un'altra cosa che sto vedendo, che ho dimenticato di preparare, ho comprato un telo bagno appunto per la doccia, per il bagno, sempre rosa. Siccome l'ho messo a lavare, appunto non ce l'ho qua preparato. Voi siete più da accappatoio dopo il bagno o dopo la doccia, o più da telo? Io sono più da telo, preferisco i teli, e li compro molto spesso, perché che succede? Che lavandoli si induriscono. Io non uso l'ammorbidente perché una volta mi sono fissata, che non mi sono fissato, ho avuto una leggera allergia,
E ho detto, chi lo sa, può darsi che l'ammorbidente. Ho cominciato a non utilizzarlo più. E naturalmente i teli, perché io li cambio ogni giorno, giustamente lavandoli sempre, che succede? Che si induriscono e poi non mi piacciono più. Quindi compro continuamente. E ora l'ho comprato rosa, è molto bello. Mi dispiace che non ve lo posso fare vedere perché ce l'ho sopra l'asse dove c'è tutta la biancheria da stirare. Però questa tovaglia l'ho preparata e come vedete è molto molto carina. Poi sempre in questo negozio, ah vabbè, ho preso degli slip che non è il caso di farvi vedere, e invece poi ho preso l'altra volta dalle Leroy Merlin, vi ho fatto vedere che ho comprato le piante dalle Leroy Merlin e le ho messe al balcone. Ieri ho fatto un video appunto con le piante. Dalle Leroy Merlin ho preso queste palline per l'albero di Natale rosa. Io l'anno scorso ho già fatto l'albero di Natale rosa, ora quest'anno mi era venuto il pallino del rosso, di fare bianco e rosso o tutto rosso, però gli addobbi rosa ne ho tanti e quindi voglio continuare con il rosa e forse faccio un albero in salone e un albero in sala da pranzo, magari in sala da pranzo poi lo faccio tutto con tutte le palline rosse, i fiocchetti rossi. Ok ragazzi, allora a questo punto penso di avervi fatto vedere proprio tutto. E adesso monto il vlog di stamattina e monto appunto anche questo video haul, così vi tengo un po' di compagnia. E niente, speriamo di vederci presto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su, iscrivetevi. Io vi ringrazio perché siete sempre dolcissime con me, mi mandate, dopo che vedete il video, dei messaggi molto molto affettuosi. Sapete che mi sono operata, sono stata operata, anche lì tanti messaggi per sapere come stavo, quando ritornavo. Veramente vi voglio un sacco di bene a tutte. Quindi vi saluto, mi raccomando, sostenetemi sempre con un bel like, iscrivetevi e ci vediamo presto. Muah!